senza tempo e che non prenderà ovviamente il via, e poi Prost, Arnoux, che Tambè, Patrese e gli altri. Ma attenzione al via con le Renault, ovviamente in condizioni favorevoli, ma come sapete con polemica non tanto sotterranea in casa Renault tra Arnoux e Prost. Prost meglio piazzato nel mondiale, Arnoux vincitore del Gran Premio di Francia. Attenzione al via di questo Gran Premio di Germania. Ecco che salgono i motori, semaforo rosso, via! Allungano le due Renault, c'è stato un po' di bagarre nel centro del gruppo, la prima curva, anche Tambè è stato in un certo senso danneggiato, Tambè che porta in gara la Ferrari col massimo impegno. Ecco il gruppone che va verso la prima chicane e vedete con quale impegno Nelson Piquet, che già aveva preso una buona partenza, si infila tra il duo della Renault, mentre vedete anche Tambè piazzato molto bene, così come Andrea De Cesaris con l'Alfa Romeo, che stamattina nelle prove libere era stato molto brillante ottenendo il sesto tempo. E siamo alla nuova chicane, vedete che la forma è diversa da quelle solite, con la Ferrari in quarta posizione, Alboreto che si infila bene scavalcando Cheever, che aveva preso una partenza senza tempo e che non prenderà ovviamente il via, e poi Prost, Arnoux, che Tambè, Patrese e gli altri. Ma attenzione al via con le Renault, ovviamente in condizioni favorevoli, ma come sapete con polemica non tanto sotterranea in casa Renault tra Arnoux e Prost. Prost meglio piazzato nel mondiale, Arnoux vincitore del Gran Premio di Francia. Attenzione al via di questo Gran Premio di Germania. Ecco che salgono i motori, semaforo rosso, via! Allungano le due Renault, c'è stato un po' di bagarre nel centro del gruppo, la prima curva, anche Tambè è stato in un certo senso danneggiato, Tambè che porta in gara la Ferrari col massimo impegno. Ecco il gruppone che va verso la prima chicane e vedete con quale impegno Nelson Piquet, che già aveva preso una buona partenza, si infila tra il duo della Renault, mentre vedete anche Tambè piazzato molto bene, così come Andrea De Cesaris con l'Alfa Romeo, che stamattina nelle prove libere era stato molto brillante ottenendo il sesto tempo. E siamo alla nuova chicane, vedete che la forma è diversa da quelle solite, con la Ferrari in quarta posizione, Alboreto che si infila bene scavalcando Cheever, che aveva preso una partenza